Oggi sono a Cadignano, in provincia di Torino, in questo posto fighissimo che stasera sarà pieno di gente. E dato che molto spesso me lo chiedete, oggi vi faccio vedere tutto quello che uso in questo tour estivo con i Disco Inferno. Oggi vi faccio vedere proprio tutto. Ovviamente non vi spiego tutto nel dettaglio perché sennò verrebbe un video da 40 minuti. Ma cerco di dirvi tutto quello che c'è da sapere sul mio set, sulla parte elettronica, su come monto i microfoni, come cablo, eccetera. Ma la maglietta verde con tutto il verde intorno non va proprio benissimo, quindi me la cambio. Allora, mi sono cambiato la maglietta, così direi che va un po' meglio. Hanno anche attaccato la musica, spero si senta qualcosa di quello che dico, parlerò un po' più forte, vabbè. Comunque, tutto quello che vi dico oggi ve lo lascio in descrizione. Cioè, cosa vuol dire? Tutto quello di cui vi parlo, se vi parlo della parte elettronica, se vi parlo del tappeto, dei piatti, eccetera, vi lascio tutti i miei prodotti qui sotto in descrizione, così se avete bisogno di informazioni in più trovate tutto. Quindi, per prima cosa partiamo col tappeto, che è una cavolata, ma è una cosa importante perché a me piace molto il tappeto, l'ho comprato quest'anno, è della Rockback, ve lo lascio qui sotto in descrizione ovviamente, ed è un tappeto non troppo grande, più o meno 2 metri per 1,60, ma è pieghevole, è molto comodo, è molto resistente e quindi ve lo consiglio sinceramente, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Questa musica del cavolo. Per il resto andiamo alla batteria. Allora, vi faccio vedere subito che cosa uso di batteria quest'anno con i Disco Inferno. Io uso la mia Pearl MMP, quindi tutta in acero, colore vintage Sarbast, e grandezza 12, 14, 16 pollici con cassa da 22 pollici e rullante da 14. Le pelli sono tutte quelle di Tom e Timpani, delle Remo Emperor sabbiate, con all'evenienza delle sordine della Wambuca. E invece la pelle del rullante, che sto usando da poco in realtà, è una Wambuca Black. Più o meno ci ho fatto 5-6 concerti, mi sto trovando veramente molto bene, anche perché è bella sordinata, anche se oggi mi hanno chiesto di mettermi una sordina in più che altro per me che uso rullante molto morbido, per avere un suono anni 80, un suono un pochettino più scuro. Per quanto riguarda la cassa invece uso una Evans EMA2, già che ci siamo vi faccio vedere anche come microfono la cassa, perché la cassa è microfonata direttamente da dentro ed è molto sordinata, perché uso due suoni di cassa, quello acustico normale più quello elettronico che tramite il trigger, dopo vi faccio vedere bene. Comunque, per il resto le pelli risonanti invece sono tutte pelli normalissime, cioè delle ambassador normali, clear, e sul rullante invece uso una Evans Easy 300, non si sentirà mai niente con questa musica, ma vabbè, fa niente. Invece piatti, uso un Master Sound K della Zildjian montato al contrario, perché mi piace molto usare i Master Sound al contrario con le zigrinature in alto per avere un suono molto più secco, e sopra gli ho messo questo tipo cembalino qua della Mail per avere un suono un pochettino più elettronico, sia quando lo suoni con il piede sia quando lo suono con la bacchetta. Poi Ride uso questo Paiste 2002 grandezza 22 pollici, mentre Crash ho un HKX della Sabian da 18 pollici, questo Crash qua lo uso più che altro per avere un suono di Crash molto secco, molto tagliente, e dall'altra parte invece da usare più per gli accompagnamenti diciamo un K della Zildjian, sempre da 18 pollici, modello Custom Dark. Per quanto riguarda la parte elettronica invece uso un sample pad della Alesis con 8 pad, perché come potete vedere ne ha 6 sotto più 2 sopra. In realtà, dato che molte volte mi chiedete informazioni su questa Alesis sample pad, io uso la Alesis ma solo i pad, perché gestisco tutto tramite computer. Adesso vi faccio vedere. Praticamente uso un programma che si chiama Mainstage, tra l'altro mi vedete, adesso vedo se riesco, vabbè, questo programma qua, e grazie a questo programma qua, che adesso non starò a spiegarvi perché sennò staremo fino a domani, poi se vi può interessare comunque vi spiegherò meglio tutto come funziona Mainstage più o meno, poi non è che sappia usarlo benissimo, però vi posso spiegare più o meno come funziona, e vi gestisco tutti i suoni da mandare proprio alla Alesis. Infatti se io suono i pad su questo multipad andrà a suonarmi anche direttamente qui, li ho impostati in modo tale da farmi vari suoni. Con questi due mi cambio le bancate di suoni, infatti suonando gli altri due come potete vedere mi cambiano i suoni qui sopra, qui vabbè ho anche una parte di xilofono quindi ho messo delle note, comunque ho vari suoni che possono essere ad esempio un timpano orchestrale, un bass drop che è la scarica di bassi, oppure altre cose particolari, gli swoosh che sono quelli che fanno queste cose qua, comunque cose molto più elettroniche. Quindi Alesis Sample Pad Pro più il computer con Mainstage, e in più oltre a avere il multipad, la figata di questa Alesis è che ha anche vari ingressi esterni, infatti questi due ingressi esterni sono, devo vedere, non me lo ricordo più, la cassa triggerata e il rullante triggerato, quindi io grazie a questo Sample Pad Pro posso andare a gestirmi il trigger che uso in più oltre
a rullante acustico e la cassa, come vi ho detto prima, che uso sommata alla cassa acustica. Infine, questione microfoni. Con il disco Inferno abbiamo tutto noi, quindi anche i microfoni eccetera eccetera. I microfoni che monto sono uno per la cassa, uno per il rullante, uno per ogni tom, due panoramici, Charleston e direi basta. Poi ho i due trigger. E ecco, una cosa importante che voglio farvi vedere è la frusta, che ovviamente, dato che vi ho fatto vedere come la facevo, ve la faccio vedere anche in funzione. Eccola qua, qui ci sono tutti i cavi e poi di qui parte la frusta. E vabbè, a parte questi cavi che sono tutti quelli che riguardano i trigger, che tra poco per fortuna se ne andranno, perché andranno a finire tutti qui dentro, non mi danno più fastidio. Comunque la frusta, come potete vedere, passa tutta vicino alla batteria e i cavi escono direttamente dalla frusta, come in questo caso, e vanno a collegarsi al rullante, al tom, all'over, a tutto quello di cui c'è bisogno. Poi passa sotto la cassa e va direttamente all'over sinistro, al tom 2, cioè il primo timpano, quello lì, e al secondo timpano, cioè questo qui. Tutti i microfoni, come vi ho fatto vedere poco fa, vanno a finire in questa patch. Questa patch qua è praticamente la continuazione del nostro mixer, che potete vederlo dov'è qui. Questo è il nostro mixer, poi tramite un cavo Ethernet vado qui, così da non dover tirare tutti i cavi fino al mixer laggiù in fondo. E praticamente la figata è che io attacco i cavi qua, tramite il cavo Ethernet va al mixer che è laggiù in fondo, e poi adesso con questo io sto registrando, ma tramite questo mixer qua, che è l'applicazione del mixer, quella proprio apposta, io ho la possibilità in tempo reale di farmi gli ascolti, di farmi monitor. Come potete vedere, io ad esempio qui ho cassa trigger, rullante trigger, e questa qua è la mia mandata stereo, e qui ho la possibilità di gestirmi tutto quello che voglio. Poi vabbè, adesso non si vede perché ha problemi il wifi, ecco appunto. Quindi ho tutto separato e questa è veramente una cosa comodissima, perché io durante il concerto posso praticamente gestirmi quello che voglio. È un consiglio che vi do: se dovete comprare un mixer per il live, vi consiglio di comprare un mixer, adesso ce ne sono tantissimi, con l'applicazione, così almeno se avete qualsiasi tipo di problema anche a metà concerto potete abbassare, alzare, farvi volumi come volete. Quindi spero di non essermi dimenticato nulla. Come vi ho detto, vi ho fatto vedere più o meno cosa uso, come funziona sul palco con il disco Inferno. Devo dire che questa sistemazione, soprattutto per quanto riguarda i microfoni e il monitoraggio, cioè quello che ascolto in cuffia, tra l'altro, ecco, come cuffie non vi ho fatto vedere, ma io uso queste qua, che sono delle Sennheiser IE80. Ovviamente vi lascio anche queste sotto in descrizione. E basta, il video direi che può finire qua. Se avete bisogno di delucidazioni eccetera eccetera eccetera, mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.